Raffaele Belli della Smart Docu fa parte del gruppo Giovani Industriali di Napoli, appuntamento annuale che si ripete quest'anno qui a Città della Scienza. Si parla di fatti, si parla di Made in Italy, si parla di quelli che sono i nostri prodotti e le nostre scelte. Sì, allora noi ci occupiamo di ICT. Quindi a un primo impatto potrebbe sembrare, diciamo, non coerente il Made in Italy. Invece quello che voglio sottolineare è che anche nell'ICT noi italiani abbiamo dei programmatori e degli informatici veramente molto di alto livello. Lo sono di alto livello perché sono molto molto creativi. E quindi questa è una cosa che soprattutto nel nostro settore deve essere diciamo tutelata. Il Made in Italy è sicuramente, diciamo, oggi lo strumento che noi come aziende, come imprenditori giovani abbiamo essenzialmente bisogno per tutelare le nostre aziende e per cercare di creare un profitto. Assolutamente. Come vede oggi il Mezzogiorno? Lei è un giovane che ha deciso di investire restando al Mezzogiorno. Che prospettive ci sono? Come lo state vivendo? Siamo usciti dalla fase cosiddetta critica della crisi che tutti abbiamo attraversato? Ci sono buone speranze? Allora, a me piace definirci, a noi gruppo, non giovani imprenditori, ma imprenditori giovani. E quindi imprenditori che hanno scelto di rimanere nel proprio territorio perché ci credono. Sicuramente occasioni come queste sono importanti per creare sinergie e per cercare di innovare insieme. Quindi secondo me il Mezzogiorno, diciamo, è un territorio complicato, però abbiamo tutte le possibilità per poterci esprimere sia a livello nazionale che internazionale con la cooperazione.